che sta sfuggendo di mano. La città di Nocera dopo le 23 diventa quasi terra di nessuno. Abbiamo paura di intervenire durante le liti tra ragazzini perché può essere rischioso. Non hanno più né rispetto né timore o riverenza neanche della divisa. Sono le voci di cittadini che hanno assistito all'ennesimo episodio violento in centro ed intercettata una volante della polizia hanno chiesto di intervenire per una rissa che vedeva protagonisti tra ragazzi e ragazze adolescenti in pieno centro a Nocera Inferiore. È lo sfogo di chi, peraltro residente in centro, a quell'ora si ritirava a casa. Siamo allibiti per le frasi ascoltate, per la violenza inneggiata anche dalle ragazze del gruppo, hanno raccontato a caldo. Di sera, dopo le 23, le strade diventano terra di nessuno. Via Roma e il prolungamento Garibaldi vedono sfrecciare auto a tutta velocità, con gare al salto sui dossi, autoradio a tutto volume che infrangono il silenzio della notte, tutto senza controllo. È soprattutto dopo la mezzanotte che si concentrano le scorribande e le risse, approfittando dello smonto delle pattuglie che pur vigilano le vie della Movida nei weekend. Via Gramsci, via Papa Giovanni XXIII, piazza Maestri del Lavoro, piazzetta Petrosini, corso Vittorio Emanuele, piazza del Corso, la stessa piazza Municipio, sono i luoghi dove spesso si assiste ad episodi sconcertanti. I residenti raccontano finanche di giochi con bottiglie vuote di vetro che vengono lanciate in aria e fatte cadere in mille pezzi a terra, con gravi rischi per chi è nei paraggi, ma anche di gare di moto e auto, incuranti dei pericoli per sé e per gli altri. Per non dire poi che dopo la mezzanotte auto e moto procedono volutamente contromano nelle strade a senso unico del centro, via Papa Giovanni XXIII su tutte. Scene insomma di pura follia. Ancor più grave è l'età dei protagonisti, nella maggior parte dei casi tra i 16 e i 18 anni. Non c'è weekend senza almeno una lite o una rissa per strada. Nella notte tra sabato e domenica scorso, intorno alle 2, un alterco si sarebbe trasformato in violenta lite durante la quale un ragazzo sarebbe stato picchiato e ridotto in malo modo. Una rissa è continuata dalla zona della Movida fino in via Dentice, dove solo la presenza della polizia ha messo in fuga i facinorosi. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero in entrambi i casi contribuire ad identificare i violenti, se la repressione può ancora rappresentare un deterrente. Fenomeni che purtroppo non appartengono solo all'agro nocerino sarnese, giusto dirlo, ma anche a tutte le città italiane dove i giovani si riuniscono soprattutto nei fine settimana e nonostante i controlli che vengono predisposti con appositi servizi delle forze dell'ordine. Una situazione, insomma, da fronteggiare evidentemente con azioni maggiormente incisive. Non ho notizie del genere, ma sicuramente ho visto con i miei occhi l'impegno delle forze dell'ordine, una presenza costante nei fine settimana. Nel periodo estivo siamo stati presenti anche con le pattuglie dei vigili urbani fino alle 24. È ovvio che è un'attività che va sempre monitorata per la sicurezza dei cittadini, ma devo dire che c'è un grande ausilio e collaborazione da parte delle forze dell'ordine. Siamo impegnati anche con l'affidamento del nuovo impianto di videosorveglianza che sarà collegato alle forze dell'ordine, quindi è ovvio, soprattutto nel centro urbano, nei luoghi di Movida di maggior frequentazione, quindi ci fa ben sperare.